Ciao a tutti ragazzi, in questo video oggi vedremo il sostentamento e vedremo uno degli aspetti fondamentali per il quale molti di voi faticano a imparare il surf. Forse la maggior parte di voi, la maggior parte dei principianti che si trova per anni a non fare grandi progressi. In realtà tutto ha origine da un criterio molto preciso che oggi vedremo in questo video. È un po' complicato, ma proverò a farvi capire. In definitiva non è difficile, un po' complessa la spiegazione, ma è facile poi agganciare il concetto. Il concetto basilare è il principio con il quale si fa il surf e attraverso il principio con il quale si fa il surf la scelta di uno strumento che mi permetta facilmente di raggiungere quell'obiettivo, il surf. Il principio secondo il quale si fa il surf, cioè secondo il quale un surfista sta in piedi sulla tavola su un'onda in parete, attenzione, un'onda in parete, non un'onda, un green wave che va verso riva, sono due onde completamente diverse e le abbiamo già viste in un video, green wave, white wave. Allora, il white wave, l'onda bianca che va verso riva, quindi una gobba che va verso riva, quello non è surf, il surf invece è quello che si fa in parete su un'onda che va parallela, si srotola parallela alla riva, quindi una cosa completamente diversa. Voi all'inizio quando incominciate non ci capite niente e pensate che basti mettere i piedi sulla tavola per imparare a surfare. No, poi dopo un po' di mesi o dopo un po' di anni capite che il surf non è quello, quello lo fanno le pippe o le mezze seghe come dico io, cioè chi non sa surfare non ha imparato a surfare, e invece chi surfa, impara a surfare, va tutta in un'altra direzione e va su un altro tipo di onda, cioè la parete, quella che voi faticate ad agganciare e soprattutto a sfruttare. Allora, vediamo il perché. Perché? Allora, c'è un principio fondamentale che è il sostentamento. Può essere dato da due fattori, o dalla planata, ok? Oppure dal galleggiamento. Allora, partiamo con questo concetto. Sciatore di sci nautico, avete mai visto lo sci nautico? Ok, ha uno strumento, cioè i suoi sci, anche il mono sci, che non ha nessun tipo di galleggiamento. Lui perché riesce a stare a galla sull'acqua? Semplicemente dovuto alla velocità, cioè un motoscafo che lo tira e quando raggiunge una determinata velocità, quello sci esce dall'acqua e plana, appunto plana. Quindi lo sci nautico non ha bisogno di nessun galleggiamento, zero. Tant'è che lo sciatore quando parte è completamente immerso in acqua, mette solo la punta fuori dello sci, ha la cima di traino sulle braccia, il motoscafo parte, lo tira e quando lui raggiunge una certa velocità esce fuori dall'acqua e plana. Ecco, questa è la planata, ok? Ora, il surf da onda in parete, questa è la parete, questo è un picco, ok? Questa è un'onda che si srotola a destra, vista frontalmente, ok? Quindi onda, si srotola a destra, questo è il picco. Ora, un surfista che surfa un'onda in parete è in planata, quindi lui è in piedi sulla tavola, come uno sciatore, lo sciatore di sci da acquatico, ok? Che viene tirato ovviamente dal motoscafo, è quello che gli conferisce la velocità. Noi non abbiamo il motoscafo, anche se si fa il tow in, l'avete mai visto? Noi non abbiamo il motoscafo, allora che cosa ci dà quella velocità per stare in planata? Ce lo dà l'onda, ma che cosa dell'onda? Attenzione, l'ho spiegato in altri video e poi nei miei programmi addestrativi, cioè nei miei corsi, ai miei allievi spiego nel dettaglio queste diversità, c'è questo fenomeno dell'onda che noi dobbiamo capire se vogliamo surfare, se no non surferemo mai. La velocità a noi surfisti ce la dà la velocità di rotazione, è quella velocità, no, che fa srotolare l'onda, per intenderci quella che genera i tubi. Avete visto un'onda tubante? Ecco, l'onda tubante tuba proprio, si arrotola su se stessa, è una velocità così di rotazione, è un tubo che rotola ad altissima velocità. Ecco, quella velocità ce l'ha anche un'onda che non tuba, però ovviamente ce l'ha inferiore. Più è bassa questa velocità e meno noi riusciamo ad andare in planata. Ecco perché quando ci sono le onde mosce senza la cosiddetta spinta, ok? La spinta non è data dalla velocità di avanzamento dell'onda.
cioè l'onda, voi la vedete, avanza verso riva finché si va a frangere sulla riva. Questa è la velocità di avanzamento delle onde, che a noi surfisti non ci serve a niente, ci serve a zero, ok? La velocità che a noi serve è quella di rotazione, bravi, quella che fa ruotare le particelle dell'acqua è come un cavatappi su se stesse, ok? E si srotola la parete lateralmente. Ecco, questa velocità di rotazione, che l'abbiamo visto poi in altri video nei miei programmi addestrativi, dove si vede e spiego bene il periodo dell'onda, cioè la distanza tra un'onda e un'altra genera il periodo, e quello lo vedete sui meteo, in base ai numeri di secondi di periodo voi riuscite a capire se quelle onde che andrete a surfare sono delle onde che hanno spinta oppure delle onde che sono mosce e non hanno spinta. E la spinta non è data dall'altezza, come crede il principiante, no, perché noi possiamo avere un'onda di 2 metri che è una cacchio di onda, è senza spinta e non riesce a partire su quell'onda perché non c'è spinta, perché non c'ha velocità di rotazione. Poi possiamo avere delle ondine di mezzo metro, anche più piccole, dove con mezza remata boom, parto e sto in piedi. Perché? Perché quell'ondina piccola ha un alto periodo, ha un'altissima velocità di rotazione e quindi ha potenza, ha spinta, che è quella che serve a noi. Chiaro questo? Torniamo indietro. Planata. La planata quindi si fa grazie alla velocità di rotazione, ok? E richiede uno strumento altamente idrodinamico, quindi senza galleggiamento o con pochissimo galleggiamento, perché più ha galleggiamento lo strumento idrodinamico e più vado a rovinare, a sporcare, a rendere inefficienti le sue linee idrodinamiche. Quindi le linee idrodinamiche, per essere efficienti, cioè per raggiungere rapidamente una planata e quindi per permettermi di fare un take off molto facilmente, devono essere linee idrodinamiche molto reattive. Queste linee idrodinamiche reattive vanno in contrasto con tanto volume, cioè più volume io introduco nella mia tavola e meno avrò una tavola con linee idrodinamiche reattive, ok? Quindi è il gatto che si morde la coda. Però, se il surfista capisce che a noi, come lo sciatore acquatico, non serve il volume per surfare, serve l'idrodinamicità. Quindi il surfista intelligente cercherà una tavola che gli dia il massimo di idrodinamicità e il minimo di volume. Su quanto volume avere, lo spiego anche questo in gli altri video, i corsi. Ok, volete andare a approfondire nel dettaglio, vi andate a vedere i programmi addestrativi. Ma in questo video ve lo faccio capire comunque bene. Il volume serve quanto? Tanto quanto basta sostenere il vostro peso da sdraiati in remata, ok? Tanto quanto basta affinché la tavola sia completamente a pelo d'acqua, sotto il pelo d'acqua, non sopra il pelo d'acqua, che sia sotto il pelo d'acqua e il vostro corpo è fuori dall'acqua, ok? Quindi tavola sotto il pelo d'acqua e il vostro corpo sopra il pelo d'acqua. Ecco, quello è il volume giusto per voi. Quindi in base al vostro peso, alla distribuzione delle vostre masse corporee, determinare una tavola che mantiene il vostro corpo fuori dall'acqua e la tavola è sotto il pelo d'acqua. Quello è il volume. Tutto il volume che andate ad aggiungere in più è tutto volume che andrà a sporcare queste linee idrodinamiche e vi renderà sempre più difficile, tanto più volume avrete introdotto in quella tavola, tanto più vi renderà difficile surfare, cioè entrare in parete e sfruttare la velocità di rotazione, ok? Che è quella che ci fa fare il surf. Ora veniamo al galleggiamento, quindi scusate, prima di finire, planata. Planata idrodinamica, la tavola si sostiene grazie a che cosa? All'idrodinamica dovuta ai filetti fluidi, quindi alla velocità. Quindi è lo stesso criterio non solo dello sciatore che ha uno sci senza volume, ma anche dell'aeroplano, perché idrodinamica e fluidodinamica sono praticamente la stessa cosa, quindi anche l'aeroplano si sostiene attraverso i filetti fluidi dell'aria che sostengono tonnellate di peso in aria, ok? Quindi in acqua, che è un liquido che ha ancora più sostentamento, a noi serve pochissimo per riuscire a uscire fuori dall'acqua, ok? Quindi ci serve una velocità bassissima per riuscire fuori, non ci servono i 300 km orari di un aeroplano per avere il sostentamento, eh? Ci basta una velocità molto bassa in acqua, nel liquido, affinché la tavola plani, boom, ok? Che è proprio quella velocità di rotazione. Quindi
Il principio secondo il quale otteniamo il sostentamento, il principio A, è quello dell'idrodinamica, lo stesso dello sciatore acquatico, lo stesso degli aeroplani, quindi idrodinamica, ok? Filetti fluidi. L'altro sistema di sostentamento, perché ce ne sono due, l'altro è quello del principio di Archimede, quello che tiene a galla le barche, le navi. Quindi ovviamente più peso io metto su quella barca e più io ho bisogno di un volume che me lo sostenga. Quindi ovviamente una nave che carica le tonnellate di peso deve avere un volume molto più ampio, no? Ora, se io voglio surfare l'onda non più nella sua parete, ok? Attenzione, scriviamo parete, qui parete, ok? Se io non voglio più surfare l'onda in parete, ok? Ma io mi accontento di fare scivolarella facendomi trasportare dalla velocità di avanzamento dell'onda. Chiaro? Cioè, l'onda arriva dal largo e va a morire addosso alla riva. Questa velocità con la quale l'onda dal largo si proietta verso la riva si chiama velocità di avanzamento dell'onda, ma non è quella sul quale si surfa. Perché quella velocità, a parte una velocità molto bassa, ok? E una volta che io aggancio quella velocità, io e l'onda stiamo viaggiando alla stessa velocità, cioè io mi metto, è come se io salto in groppa a un cavallo e io e il cavallo andiamo verso riva, ok? Io e il cavallo stiamo alla stessa velocità, ok? Per cui io, per poter stare in groppa a quell'onda, ho bisogno di avere il principio, sfruttare il principio di Archimede, quindi ho bisogno di una tavola con galleggiamento, quindi volume, quindi un extra volume, perché io non sto in planata. E quindi a me servirà una tavola che mi permette di stare in piedi sulla tavola, quindi che ha un volume tanto grande per stare in piedi sulla tavola, ok? E lasciarmi trasportare verso riva, ok? In più, siccome io sto in piedi su un liquido, praticamente fermo, perché l'onda viaggia, metti, a 7 km orari, e io sopra l'onda viaggio anche a 7 km orari, quindi sia io che l'onda siamo fermi, io rispetto all'onda, ok? Se capite questo, che tu rispetto all'onda sei fermo, chiaramente stando fermi la tavola è totalmente instabile. Ecco perché il principiante monta sulla tavola, sfrutta la velocità di avanzamento, ok? E poi ha grandi difficoltà e fatica a stare stabile, pensa che deve imparare la stabilità per imparare a surfare. No, lui è instabile perché sta fermo in realtà rispetto all'onda e quindi c'è una grande instabilità, ok? Perché ovviamente ci sono i sussulti dell'acqua che si muove e vi rende tutto instabile e siete fermi. Se invece voi state in planata, il surfista che sta in planata, quindi che aggancia la velocità di rotazione ed è ad alta velocità, questo surfista ha una tavola invece stabilissima e non ha più problemi di stabilità, quindi qui è molto più facile surfare, perché una volta che ho messo i piedi sopra la tavola è ferma, inchiodata, e quindi hai una stabilità totale. Quando invece metti i piedi qua sopra su una tavola che è 3-4 volte più grande questa, anche 5 volte più grande di questa, qua invece sarete, nonostante così grande, così voluminosa la tavola, sarete estremamente instabili. Quindi qua vi diventa tutto difficile e faticoso. Però voi pensate che quella sia la via. E no, ragazzi, perché se voi imparate a sfruttare questa velocità di avanzamento, vedete, questa che va verso riva, ok, questa velocità a noi non ci serve. Queste non sono onde, eh? Queste sono onde che hanno già franto, voi state davanti sulla parte liscia, quindi vedete la parte liscia dell'onda, ma dietro di voi ha già franto l'onda, e proseguite verso riva, ok? In questo modo vi divertite, perché ovviamente il primo giorno di surf è divertente, così anche i giorni successivi, però dopo qualche settimana o qualche mese dite ma com'è difficile, vedi i surfisti bravi che vanno in parete, ma e voi vorreste arrivare qua, però avete capito che la strada è lunga, ma è lunga perché state fuori strada. Non è che questa strada è lunga perché è lunga, siete voi che l'allungate questa strada, perché avete intrapreso un percorso che non vi porta qua, perché avete uno strumento che è costruito per lavorare in galleggiamento, quindi non ha un'idrodinamica, quindi questo per metterlo in parete qui è difficilissimo. Ovviamente un bravo surfista, un esperto, riesce a prendere anche uno strumento sordo come questo, non adatto
a entrare in parete e lo mette in parete e surfa in parete. Ma è già diventato bravo quel surfista, tant'è che i bravi longboardisti nel 90% dei casi sono nati con le shortboard, sono diventati prima shortboardisti bravi, hanno imparato a surfare e poi sono passati sul long. Non tutti, ma la maggior parte. Perché? Perché imparare con questo è molto più facile. Ovviamente la paura, lo dico in altri video anche qui, la paura vi fa fare il primo grande sbaglio, cioè di andare sul galleggiamento, cioè pensare che dovete sfruttare il principio di Archimede, cioè la spinta che ricevete dal basso verso l'alto, per poter stare stabili in parete. E questa è la prima trappola, perché poi in parete non ci arriverete, fa pure rima. Allora, quindi se capite il concetto, siete già sulla buona via, perché velocità di rotazione è quella che mi permette la planata in parete ed è quella che mi conferisce la potenza dell'onda, ok? Velocità invece di avanzamento è quella che va verso riva, per intenderci quella è quando remate l'onda vi arriva da dietro, arriva l'onda e poi vi impatta addosso. Quella velocità, ok, che vi impatta addosso, se avete uno strumento galleggiante potete rimanere incollati su quell'onda, montare sopra e andare verso riva, che è quello che fate voi, la maggior parte di voi, ok? Però una volta che ho fatto questo, io qua in parete non ci andrò più. Primo perché la parete già se n'è andata, voi state andando là, la parete è andata di là, quindi la parete è scappata, non la recuperate più, primo. Secondo, anche se dopo anni imparate a posizionarvi nel punto giusto, inclinare la tavola in partenza e agganciare un pezzetto di parete, siete sempre in ritardo, perché voi non surfate onde di 6 metri, ok? Per cui riuscite a fare un bottom turn così lungo che poi riagganciate la parete, ok? Voi, praticamente il bottom turn sulle onde nostre quasi non esiste, e quindi take off e bottom turn è tutta la stessa cosa, e per un principiante, un intermedio, imparare bottom turn e take off e unirlo tutto nella stessa manovra, con un tavolone così grande, è difficilissimo, ed ecco perché sputa sangue per tanti anni facendo piccoli progressi, perché ha uno strumento che non lo agevola nell'entrata dell'onda, anzi lo penalizza, lo massacra, ok? E tutto questo extra volume che voi avete, quindi sfruttando il principio di Archimede, è tutto contro invece l'idrodinamica che non ha questo strumento e che non vi permette di fare quello che volete fare, cioè la rapida e veloce entrata nell'onda e poi il famoso roller coaster, cioè sfruttando questo up and down sulla parete, il su e giù sulla parete, che sfrutta appunto la velocità di rotazione, ok? L'up and down è quello che farete così, ok? Ora vediamo quali sono le traiettorie derivanti da queste due scelte tattiche, cioè se sfruttare una tavola, cioè uno strumento che ha un galleggiamento e quindi sfrutta il principio di Archimede, oppure utilizzare una tavola che sfrutta l'idrodinamica e quindi va in planata, ok? Quindi il principio della planata, che sono tutti e due generano sostentamento, perché sia A, ok, che B generano sostentamento, ma con due principi fisici completamente diversi. Ribadisco, il surf sfrutta questo principio fisico, quello della planata, ok? Quindi se voi piace il surf, voi dovete iniziare sin da subito a capire come si fa a mettere la tavola in planata e sin da subito dovete usare uno strumento planante, ok? Per cui questo è il surf. Se voi invece per paura di non farcela, soprattutto perché non vi vengono spiegate queste cose, non vi vengono spiegate le tecniche, pensate che il surf sia solo montare in piedi sulla tavola e a quel punto vi prendete uno strumento galleggiante, quindi sfruttate l'altro principio che è quello di Archimede, è la spinta dal basso verso l'alto generata dal volume, a questo punto siete intrappolati dentro questo meccanismo qua, cioè sfruttare la velocità di avanzamento, e intrappolati da questo meccanismo sputate sangue nel limbo per anni, per anni, per anni, per anni, senza riuscire a ottenere risultati qua. Poi sporadicamente, non sapete neanche voi come, qualche volta riuscite a entrare in parete, ma per pochi secondi, e che così in maniera non ripetibile, perché non siete voi a averlo generato, è la casualità delle onde. Quando prendete migliaia e migliaia di onde dopo anni in acqua, qualche onda impietosa
vi acchiappa e vi mette in parete senza che voi sappiate neanche come cacchio avete fatto. Ma non dipende da voi, quello lo fa fare anche un tronco buttato giù dai fiumi con le alluvioni, riesce delle volte a acchiappare un tronco e lo fa planare. Però voi dovete generare voi la planata, avere una tecnica di planata, è uno strumento planante. Quindi la scelta di campo si divide in due. Quando inizio a surfare devo scegliere il sostentamento. Quale voglio scegliere? Perché questo, l'errore alla base è una scelta sbagliata data da un fatto. Che avete fretta di divertirvi, cioè avete fretta di mettere i piedi sulla tavola. Io lo posso capire, ma non è che se voi scegliete lo strumento giusto metterete i piedi sulla tavola dopo. No ragazzi, dovrete solo fare delle cose giuste e metterete i piedi sulla tavola subito, anche con lo strumento planante, con le tecniche giuste per entrare in parete in planata, voi planate subito. E quindi, però è ovvio che io le devo spiegare queste tecniche e voi le dovete imparare e voi le dovete praticare, che sono facili, però richiede un'applicazione, come tutti gli sport. Se io invece non vi insegno nulla, io vi prendo un tavolone e prendo anche il cretino adesso che sta al supermercato, che ha l'età mia, un vecchio come me, che non è mai entrato in acqua, gli do 1.000 euro e gli dico: senti, qui ci stanno 1.000 euro, senti, se tu in un'ora sei capace a mettermi i piedi sulla tavola, su questo tavolone, io ti regalo questi 1.000 euro. Ci riesce qualsiasi stupido, ragazzi. Perché? Ma perché è ovvio, perché la tavola galleggia e la tavola in galleggiamento è ferma, io ci posso mettere i piedi sopra, quindi quello prova, riprova, cade 20 volte e poi ci metti i piedi sopra, boom, eccolo lì che si è ciucciato i miei 1.000 euro. Quindi qui non c'è nessun tipo di abilità e non c'è nessun tipo di necessità tecnica, quindi è ovvio che io, se vi do questa tavola, voi dopo un'ora già state lì che vi divertite senza che io vi ho spiegato niente. Ma va bene, ma quello si fa l'estate, agosto, al mare, con materassino, col pattino, con quello che vi pare, col tavolone e col sup dell'amico, ma quello è divertimento e basta. Scivolarella è divertente, questa è scivolarella. Ma se volete imparare il surf da onda, è allora un'altra cosa. Lì parliamo di uno sport vero, preciso, con delle sue tecniche e dei suoi strumenti. Ecco, il surf si fa qua, si fa con questi strumenti, surf, ok? Poi, nessuno vuole togliere all'onboard e quindi a queste tavole antiche che hanno un loro fascino, dato dal vintage, dato da un'epoca che non esiste più, che ci fa sognare, dato anche da uno stile surfistico che è bellissimo, per carità. Anche io entro in acqua per divertirmi, prendo un tavolone e sogno di essere negli anni 60 e mi diverto, mi metto le musiche dei Beach Boys ed è bellissimo, però io ho già imparato a surfare. Ma se io devo insegnare a un allievo nel 2020 a imparare a surfare attraverso una tecnica di 50 anni fa, antica, sbagliata, e no ragazzi, e io gli faccio del male, perché questo ragazzo ha poche possibilità di andare al mare, già abbiamo poche onde in Italia, e in più uno lavora, quindi si ritaglia il tempo quando può, e a questo punto deve sfruttare quei pochi momenti che ha. Qui non parliamo dell'hawaiano che viveva in riva al mare, c'aveva sto tavolone lungo 6 metri e quello dalla mattina alla sera si buttava in acqua. Quello innanzitutto lo faceva da quando aveva 3 anni e quindi già imparava perché iniziava da bambino, voi invece iniziate da adulti, che è diverso. E poi viveva lì, ci stava dalla mattina alla sera per tutta la vita, era l'unica cosa che aveva da fare, non ne aveva altre. E dai e dalle se scassa il metallo, dico a Napoli, è chiaro che quello anche con sto tavolone imparava a surfare, aveva solo quello da fare. Ma ragazzi, questo non è invece il caso vostro, voi non avete solo questo, avete da fare mille altre cose, questo è uno svago, e allora quel poco tempo che avete da dedicare allo svago lo dovete massimizzare, sfruttare, e quindi quelle poche ore che avete per andare al mare e soprattutto quelle poche mareggiate che arrivano, perché vivete nel Mediterraneo e non nelle Hawaii, dovete rendere le vostre entrate in acqua il più fruibili possibili, cioè più produttive possibili, e quindi è ovvio che dovete andare subito sulla tecnica vera, sulla tecnica giusta, sullo strumento giusto che vi permette nel giro di poche session già di agganciare il meccanismo giusto surfistico, di agganciare il surf. Allora non entrerete nel limbo, allora voi dopo poche session, una manciata di session, già avete incominciato a entrare nel meccanismo surfistico, poi dovete solo amplificarlo, perché ripetendolo e riuscirete a migliorarlo, ma siete già sulla strada del surf.
che vi porterà una progressione sul fisica e a raggiungere l'obiettivo di imparare il surf, cioè fare il famoso roller coaster. Se voi invece iniziate per la strada sbagliata, non ci arriverete mai, perché non avete né il tempo né le condizioni meteorologiche surfistiche delle onde che vi permettono di farlo, e quindi sputate sangue per tanti anni e rimanete sempre mezze seghe. Ma non è colpa vostra, non siete, voi non siete mezze seghe, voi volete esserlo, che è una cosa diversa, perché la mezza sega è quello che nasce perché è antitetico allo sport e quindi non è portato, poveretto, ci sono quelli. Ma non è il caso vostro, non è il caso mai del 99% delle persone, del surfista. La causa è che voi volete essere delle mezze seghe perché avete imboccato la via sbagliata, perché è quella che vedete che fanno tutti gli altri. Ora spero che questo video vi abbia fatto capire il concetto del sostentamento e i due sistemi fisici sui quali poggia il criterio di sostentamento, planata e galleggiamento, è quello della velocità di rotazione e velocità di avanzamento dell'onda. Surfista sfrutta quella di rotazione, non quella di avanzamento. Se vogliamo sfruttare la velocità di rotazione, andare in planata, in palete e fare roller coaster, avete bisogno di uno strumento altamente idrodinamico, che purtroppo non è quest'altro strumento, che invece è con un'idrodinamica bassissima ad altissimo galleggiamento, l'esatto opposto. Quindi è una scelta di campo. Fatta la scelta di campo, poi il surf è o non è nelle vostre mani. Bene, ciao a tutti ragazzi, a presto.